Lanterna a tutti ragazzi, qui Slam Dark e oggi siamo di nuovo qui sulla carriera su FIFA 21, sempre con la Sampdoria. Ho visto che recentemente i vari bug di mercato così del gioco si sono interrotti, sono stati messi a posto. È un campionato piuttosto stretto da quel che sto vedendo, perché se andiamo a vedere la classifica, e tra l'altro adesso lo dico, tengo così giù le cuffie perché normalmente finisco che ho delle orecchie che sono con le orecchie che sono di un caldo imbarazzante e non voglio morire. Siamo secondi in campionato a 28 punti, 9 vinte, un pareggio, una sconfitta. È un campionato effettivamente molto buono da parte nostra. Proverò ad alzare un po' la difficoltà. Detto questo, però, andiamo a vedere le partite che dobbiamo giocare. Tanto guardando abbastanza velocemente, le squadre che stanno facendo peggio sono sempre le solite. Se guardiamo le ultime 7 in particolare sono sempre quelle, ma sono quelle che giocandoci contro si possono perdere facilmente punti. Andiamo a vedere il calendario. Adesso ci sono su prima partita contro il Sassuolo, ok, che è complesso, Atalanta, Inter e vediamo un po' Benevento, Udinese e forse Juventus. Allora, sarò sincero, di solito tra queste il Benevento penso che la simulerò velocemente per poi evitare di giocarla perché è complessa. L'Udinese bisogna vedere perché comunque sono pericolosi, però è estremamente difficile come episodio. Questo sarà fondamentale perché al momento abbiamo sempre affrontato, diciamo, squadre non di livello, perché col Crotone, unico forse vero passo falso per quel che mi riguarda, 3-3, Roma 4-1 in realtà bene, 2-0 simulato col Parma, 3-1 col Fiorentina, 5-2 col Torino con un Simone Verdi che io pensavo fosse un Verdi che non esiste, perché no, Simone Verdi mi ha stupito realmente tanto. Simone Verdi non gli ho mai visto fare una partita tripletta, però particolari. Spezia, vabbè, 3-1, vabbè, e poi le varie partite della nazionale, voi nemmeno le vedrete, ma saranno simulate. Detto questo, andiamoci a giocare la prima partita contro Sassuolo. Ok, partita con il Sassuolo che è alle porte, ce l'andiamo a giocare a viso aperto, e perché no? Potrebbe anche stare in capo Guardiola che adesso me lo sta chiedendo. E tra l'altro prima di partire vediamo un po' che nelle varie nazionali, come al solito, abbiamo 3 giocatori italiani in nazionale italiana, abbiamo Fairchild comunque col Belgio, barando perché l'ho portato io, Leao col Portogallo, Norman con la Norvegia, molto buono, Orsolini con l'Italia, Audero con l'Italia, di nuovo Petretta con l'Italia. Perfetto, sono molto soddisfatto, eh. Ed eccoci qui per la prima partita di questo episodio al Marassi contro un Sassuolo in realtà un po' in difficoltà in questo campionato, a distante 15 punti perché ci ho guardato prima, però dobbiamo comunque fare attenzione perché nella realtà chiaramente sono una squadra estremamente pericolosa. Nella conferenza stampa mi hanno messo pressa perché hanno detto: Castrovilli sta giocando molto bene, non lo metti titolare, e quindi oggi va titolare perché bisogna leggere tra le righe del gioco un po'. Ho fatto giocare anche Guardiola che me l'ha chiesto, e in più bisogna fare attenzione alla coppia Leao e Nketiah, perché Nketiah ha tipo 9 gol in campionato e 7 assist, e Leao invece penso sia 4 gol e 7 assist, quindi stanno facendo un bene incredibile in campionato, si sta parlando. Detto questo, andiamocela a giocare ragazzi, forza e coraggio. Porca troia! Ho fatto un erroraccio incredibile io. Però vabbè, era un retropassaggio al portiere per non si dovrebbe fare. Un retropassaggio al portiere perché ho marcato per spazzarla. La passata però a Guardiol. Io avevo mirato al portiere. Vabbè. Particolari. Attenzione, attenzione, bella palla di Castrovilli, c'è il tiro di Leao, troviamo il pareggio. L'avevo detto che Castrovilli avrebbe fatto bene, assist per Leao, però ragazzi, quel primo gol non doveva esistere, perché il retropassaggio al portiere da sempre lo puoi fare per spazzarla, perché mai mi ha mirato a... Vabbè, non è un problema, riagguantiamo il pareggio, qua la difesa del Sassuolo impreparata, sinistro, diagonale, sinistra al veleno di Leao... Riacciuffiamo il pareggio. Attenzione, attenzione, c'è in mezzo Leao, l'ho visto. No, troppo indietro. Peccato, questa è un'occasione un po' sprecata. Attenzione, che tiro di Diricic, detto sempre così da Pierluigi Pardo, quindi
Gli faccio il verso. La sterzata verso il centro. Attenzione a questo Sassuolo. Madonna, sul primo palo io non ci credo. Adesso ovviamente potrebbero trovare spazi in contropiede, Stefano. E questa Piera è una ragazzi, però, vabbè. Condivido tutto quello che vabbè. L'avevo già vista la difesa, ragazzi, su quel primo palo. Mio Dio, un portiere dovrebbe quantomeno guardalo. Che cazzo di movimento è? Lì fa un movimento microscopico la pigli. Vabbè. 2-1 e adesso finisce, guarda. Attenzione, bella palla. Non c'è nessuno però. Allora anche Tia. Niente, non si può, non si può. Attenzione, Leao, bel gol. Bel gol di Leao. Ragazzi, ha fatto un movimento un po' colpevole. Cambiando di direzione, doppietta per lui. Riacciuffiamo nuovamente il pareggio. Ok, va bene. Onesto, bel gol suo. Perché è tutto personale. Il difensore doveva fare di più. E anche forse il portiere. Però particolare. Siamo sul 2-2. Tutto da rifare per entrambe le squadre. Passato Miyasu. Passato Miyasu. Attenzione, forse c'è un altro. Prateria per Leao. Che tiro! Tira centrale rasoterra. Gol di Leao su assist di Nketiah. Bella qua la gestione tripletta di Leao, che si risveglia in campionato. Dopo soli 3-4 gol in campionato arriva a 6 o 7 solo questa partita. Cazzarola sto Sassuolo dopo una traversa indecente. Qua il portiere poteva fare di più. Attenzione Leao, ancora il possesso palla. Fersheren prova a fare qualcosa. Se la sposta sul destro. Non si può andare. Oh, volete. Oh, volete fare. Va bene. Perfetto, 3-2. Mio Dio, ho ciccato un'occasionissima con Damsgaard perché non sapevo come segnare bene. Però tripletta di Leao. Vinciamo con due gol del Sassuolo che mi hanno veramente preso impreparato. Che mi hanno fatto anche un po' girare gli Zebedroski, se sarò sincero. Ragazzi, questo gol non ha da esistere. Questo gol di Matata. Mio Dio. Taha El Masri, giocatore di 15 anni che vale quasi 2 milioni. Ed è ragazzi un giocatore offensivo. 15 anni, totale tra 54 e 74. 74 e 94 di potenziale. Mio Dio, cos'è questo ragazzo? E anche questo, questo è un portiere. Questo un po' meno. Allora, ho trovato due portieri potenzialmente buoni. Però questo, ragazzi, io non posso non firmarlo. Se il valore è quello, non posso non firmarlo. Lasciamolo lì ancora un attimo. Se no, ingaggiamolo. Ingaggiamolo e andiamolo a vedere. Ragazzi, El Masri. 64. Questo è egiziano. 64 di overall. Centrocampista alla destra. Quindi, più o meno in quei ruoli lì. Però, cazzarola, quanto è forte! 64 a 15 anni. Che tra l'altro, non lo posso nemmeno chiamare. Piano di crescita, ragazzi. Questo è il nuovo Momo Salah. Se tutto va per il verso giusto, ci stiamo avvicinando sempre di più alla partita con l'Atalanta. Partita che sarà molto complessa, perché l'Atalanta sappiamo tutti, nella realtà. Voglio controllare un attimo in classifica adesso dov'è che è. Perché noi siamo secondi a 31 punti con 12 partite. L'Atalanta è a 19 con 12 partite. Ok. Comunque bisogna averne paura per quanto mi riguarda. Ok, andiamocela a giocare. Muriel. Gol in fuorigioco di Muriel. Non è Muriel, ma è Muriel. L'ho detto apposta, ho sbagliato. C'hanno un'aggressività. Mi stanno facendo paura, quelli dell'Atalanta. Sarò sincero. Attenzione, palla a terra. Ilicic ce l'ha ancora lui. Si può girare. Il tiro traversa di Ilicic. Mio Dio. Attenzione, Fersheren. Fallo partire, Lea. Fersheren. Ragazzi, ma com'è possibile che... Occhio al pallone per il possibile... Fersheren! Fersheren! Cazzo, il 45esimo buggato. Volendo poteva riscaricarla su Nketiah. Muda. E poi contro la bandierina. Che difficoltà. Ragazzi, riguardiamo un attimo il gol, per favore. Tribuna ospite, in disibilio. Qua ho detto, mi fermo un attimo perché da lì non posso colpire. Però era in fuorigioco, penso anche io. Vabbè, comunque bellissimo questo gol di questo ragazzo. Ragazzi, da fermo ha tirato praticamente. Mamma mia, che gol.
a fil di palo, sono riuscito ad angolarla. Jari Verschaeren dovrebbe essere il terzo gol in Serie A. Ok, ha già pareggiato cos'è, la 12ª partita, i gol che ha fatto nella scorsa stagione. In tutta la stagione. Ok. Mio Dio, questo Atalanta è costantemente nell'area di rigore, non tira mai. Porca puttana. Io l'ho spazzata. Quella era da spazzare, subito. È il secondo gol che prendo così. Magari evitare, però, vabbè. È stato molto bravo perché, guardate qui, io l'ho ripassata indietro, spazzala, non l'ha fatto di prima cosa. Volendo, poteva anche ripassarla, vabbè. Gol di Ilicic, numero 72, Ilicic. Gione, scatto in profondità di Orsolini. Orsolini, l'ho visto. Jari Verschaeren si è fatto murare anche questo. Vai verso la palla, cretino. Attenzione, Orsolini, vai fino in fondo. Orsolini, tirala. Orsolini, c'è Orsolini. Grandissimo Riccardo. Mio Dio, in un momento di difficoltà. Ragazzi, è veramente incredibile. Tutte le volte che gioco contro l'Atalanta, che tra l'altro in tre sfide è la prima volta che mi segna. Ragazzi, è incredibile quanto possesso palla riescono a fare. Ce l'hanno sempre in mano, è impossibile uscire. Giocano un calcio di un offensivo incredibile. Primo gol in Serie A di Orsolini. Meglio tardi che mai. Però tantissimi cambi. Un po' perché Verschaeren e Vieira erano stanchi, però ci serve lucidità adesso. In più è entrato il samurai Nunez. Oh no. Oh no. Oddio. Oh. Darwin Nunez, il samurai. Fa partire. T'ho visto. Castrovilli, t'ho visto. Tirala, ti prego. Gol. Gol. Gol, che visione di Leao. In realtà mia, ma c'era troppo spazio. Troppo scoperti. Oh. 3-1. Chiudiamo la partita ormai all'84esimo. Rivediamo un po' il gol. Ragazzi, quanto è importante Nunez in fase di costruzione. Perché quando entra, ragazzi, è un treno. Lui fisicamente è tosto. È un samurai. Però detto questo, bel gol di Castrovilli. Il quinto dovrebbe essere. Il quarto non mi interessa. Gol di Castrovilli. Sta facendo più che bene. Per i minuti che ha, sta facendo. È veramente incredibile. Finita la partita, 3-1. Riusciamo a vincerla. Ragazzi, in due partite, 6 gol fatti e 3 subiti. Ma questa è una vittoria che ritengo ancora più bella rispetto a quell'altra. Boato del pubblico di casa. Riusciamo a vincere. Come sempre è molto importante un buon Nunez che entra. Io ho paurissima delle squadre piccole, però, ragazzi, Jari Verschaeren. Ok, partecipiamo alla conferenza stampa prima di giocare contro l'Inter. Sarà complessissima, secondo me. Ok, gioco che si è perso qualche informazione. Ho abbastanza paura, comunque, perché è sempre l'Inter. Ho paura che succeda il patatrack. Ragazzi, ce l'andiamo a giocare e bisogna far per forza di cose bene. Che tra l'altro, Tomiyasu è salito a 78 e mi hanno detto che è finita la sua crescita a livello fisico. Penso che crescerà ancora se continua a giocare. Lo stesso per Badiashile, in fin dei conti. È salito a 81 Ronaldo Vieira. È salito a 81 Orsolini. È salito a 81 Damsgaard. È salito a 81 Leao. Stiamo arrivando ai livelli veramente seri. Ok, andiamocela a giocare senza inno della Serie A, che tanto verrebbe fischiato sempre. Forza e coraggio. Attenzione, lancio lungo di Lukaku. Lukaku per, oddio, per Dalbert. Davanti Badiashile, però non si fa superare. Ancora lì Barella. Barella, attenzione. Lukaku fa sponda per, Madonna santa, Martins. Ok, bella parata di Audero. Però ragazzi, qua contropiede abbastanza pericoloso dell'Inter. Bastoni. Niente da fare qui per loro. Tiro facilissimo da prendere, non era niente di speciale. Per Handanovic. Attenzione, scattissimo di Dalbert. Tomiyasu, non ci sta dietro. No, no. Ragazzi, qua o faceva gol Dalbert o segnava Lukaku. Contropiede micidiale. Qua con Badiashile o stavo una via di mezzo e tirava Dalbert. In ritardo anche Bastoni. Primo gol dell'Inter e della partita. Segna Romelu Lukaku.
Attenzione, che tira, in mezzo non c'è nessuno, forse no, Ronaldo Vieira. Cosa ha sbagliato Stefano? Si starà mangiando le mani, visto che poteva essere il gol del pari. Ha avuto la... Ma no, l'ha svirgolata, io pensavo l'avessero almeno deviata, l'ha svirgolata Ronaldo Vieira. Che sta, ultimamente sta partecipando un sacco alla fase offensiva, deve salire il tiro per lui. Barella. No. Madonna santa, ragazzi, di prima Eriksen. Eriksen che nella realtà il campo non lo vede da... Da mo, vabbè. Vediamo cosa inventa ora. Attenzione! No, Verschieren! Verschieren, una traversa indimenticabile. Non lo so perché è indimenticabile, però... Oddio. Ragazzi, questa era un'occasionissima, si era girato bene. Eccolo, guardate Miasu che si perde l'uomo. Ma va a cagare, va a cagare. Giustamente, dopo la mia traversa, va bene. Lautaro Martinez. Io dico anche solo questo. Ragazzi, Tommaso è rimasto appiccicato all'uomo, vabbè che poi gliela passava, però c'era Badiashile che recupera. Vabbè, particolari, si è mosso tardi, va bene, va bene, va bene. Vabbè, vabbè, altro gol, guarda, guarda. Vabbè, devono... Vai Vidal. Avevo detto, Vidal non è noto per segnare tanti gol. Ragazzi, però, io... Vabbè, vabbè. Vabbè, qua Badiashile che si perde l'uomo. Vai Lukaku. Portiere, bravo. Bravo Audero. Attenzione, Eddie. Niente, niente, niente. Vabbè. Dai, mio Dio. Ragazzi, io non so quale sia il problema della mia difesa. Ragazzi, ha giocato veramente di merda. Poi, tra l'altro, vorrei anche aggiungere Haller. Cioè, il loro ricambio di Dalbert, ok, e Hakimi. Io se metto il cambio, vabbè. Ronaldo Vieira. Pallone interessante. Ronaldo Vieira, gol 4-1. Un segno di dignità, di presenza anche psicologica della squadra. Niente da dire. Dai, su, figa, basta questa esultanza. Quanto è lunga? Vai a prendere la palla. Sei sotto 4-0. Cazzo, esulti così. Poco agli avversari, vantaggio che mi sembra meritato. Una bella Inter quella. Oh no, dai. Vabbè, mamma mia. Ragazzi, Audero un 85 in porta, non sta reggendo niente. Niente. Ragazzi, oh, vabbè. Deviala, deviala sul primo palo, sul tuo palo. Ragazzi, dovrebbe essere lecito prenderla. 5-1. Bravissimo, quindi fischia tre volte l'arbitro. È incredibile giocare a leggenda perché, ragazzi, quel passaggio, c'era un passaggio palese a Núñez, l'ha data sull'uomo. Adesso, se bisogna rendere la difficoltà che non si possono fare i passaggi, questa non è difficoltà. Ho perso 5-1 con una, tirando tre volte in porta io, perché non potevo arrivare e passarla dove volevo io. Tra l'altro, per il gioco ho fatto due tiri, perché uno è parato dal portiere, l'altro era sulla traversa, quindi conta come tiro fuori. Allora, partita contro il Benevento, che simulerò, però se vedo che va male subentrerò. 17esima in classifica contro seconda. Vediamo se la vita fa schifo un po' come FIFA 21. Metto a posto la squadra. Ok, simuliamo la partita, la lascio andare e vediamo dove porta lo spirito. E poi vediamo cosa ne può uscire. Visto che abbiamo una formazione in turnover completo. Ha spazio per andare. Gol! Gol di Darwin Núñez, il samurai. Anche se nell'immagine non è palesemente un però c'ha il cipollotto, mi va bene. Gol, però. Sto soffrendo a vedere sta partita, non avete idea. Riusciamo a vincere. Con gol di Darwin Núñez. Vedo che comunque i nostri difensori centrali hanno fatto una buona partita. Ok, ok, ok. Con l'attacco totalmente da turnover, Darwin Núñez fa vedere di essere il solito samurai. Riusciamo a vincerla questa partita. Ok, prossima partita. Non mi ricordo contro che dobbiamo giocare. Però dovrebbe essere un episodio complessino questo, me lo ricordo. Contro l'Udinese. Oddio. Ok, partita con l'Udinese alle porte. Andiamocela a giocare. Perché è veramente complessa, altrimenti, però prima
conferenza stampa, stagione alla grande, trionfare la sera. Pensa di trionfare? I giocatori devono fare la loro. Non penso di trionfarla, mi sembrerebbe un po' troppo presto. Ok, ragazzi, siamo qui contro l'Udinese, in casa nostra. Un po' di cambi, mantengo la difesa vista la buona prestazione difensiva contro, chiaramente il livello è quello, ma il Benevento. Contro l'Udinese mia bestia nera, perché una partita che ci avevo giocato l'anno scorso era finita 3-1, ho discreta paura di loro, sarò sincero. Spero di poter far bene. E mi è arrivata anche una mail che mi ha detto: guarda, lo sai che Bastoni ha finito la sua crescita perché è diventato anche lui un 80. Non mi fido molto, perché secondo me potrà ancora crescere, però particolari. No, com'è possibile? Com'è possibile? No! No, no! Ragazzi, guardate un attimo che giro ha fatto attorno al difensore. Guarda, guarda. Ragazzi, ragazzi, come ha fatto a girargli attorno? Come ha fatto? Io, vabbè. Io, realmente... accetto tante cose, ma non le prese in giro, dai. Apprezzabile questo pallone. Attenzione! Mio Dio, meno male che c'è questo gol di rapina di Orsolini, perché era abbastanza imbarazzante in che Tiago Bat sbaglia da lì. Vabbè, a tu per tu col portiere aveva praticamente tutto chiuso. Però bella palla di Leao. Qua pensavo di aver tirato al volo, meno male c'era Orsolini lì, eh. Secondo gol di questo episodio del campionato, bravo Orsolini. Guarda, guarda. Io non ci credo, io non ci credo. Perché ho messo Colley? Perché ho messo Colley? Ragazzi, è un pippone Colley questa stagione, guardate un po'. Poi mantiene il contatto come se nulla fosse. Ragazzi, secondo gol di Roger. Non penso abbia segnato anche il primo, però... ragazzi, non si può prendere gol dopo un secondo così. Dai, che palle. Niente, mai fallo. Mai fallo per... figa, spaccali, dammi. Raffaele Leao. Ha spazio per andare. Possono trovare il gol. Damsgaard, il tiro. No, no, non c'è, non c'è. Non c'era la rapina di nuovo. Però Damsgaard aveva fatto un intervento in scivolata che... Roger. No, no, guarda il difensore che salta la palla. Guardate Gvardiol. Allora, Colley che si fa passare. Va bene, guarda, va sulla palla e salta. Si è tolto. Guarda, guarda, guarda. Veramente, sto Udinese li ammazzerei, guarda. Guarda, guarda Gvardiol cosa fa. Dai, capisco, probabilmente la passa... vabbè, non è un movimento o sbilenco o l'ha saltata. Però, cazzo. Attenzione, può andare dentro Orsolini. Orsolini, 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 Orsolini di nuovo, doppietta per lui. Questa volta non di rapina, decisamente. Bravo, solita esultanza alla bandierina spaccandola, però bel gol, nemmeno da rivedere, ragazzi. Bel passaggio di Jari, Frescheren. Possiamo tornare in partita. Il buco nella difesa avversaria. È tutto solo. Poteva essere il suo tempo. Oh, si segnava in tuffo. Si segnava in tuffo. La mette in mezzo. Palla spazzata via. Attenzione, Frescheren. C'è il tiro, fil di palo! Poteva essere il gol del pari, ma conclusione da rimediare. Porca miseria. Suggerimento interessante. Attenzione, Orsolini, c'è il tiro! Parata, Orsolini se mi andava... vabbè, sono di nuovo, il bug c'è. Sono di nuovo nella mia squadra. Ok. Attenzione, ho visto Orsolini. Orsolini, ti prego! No! Come si fa? Cinico qui l'attaccante, eh? No! Gli è mancato il killer. No, no, come si fa, Orsolini? Vabbè, vabbè, questa era palese. Tantissimi cambi, ma questa era palese che no. Questo non si può fare quella cosa che ha fatto lui. Con il passare dei minuti diminuiscono le speranze per la formazione di... attenzione, che palla! I tifosi possono trovare il gol del pari, attenzione.
Palla che termina. Ci sono ancora 120 secondi da giocare. Due minuti che potrebbero regalarci. Guarda, gol dell'Udinese. No, bravo Audero. Ce l'ha fatta a parare un tiro a tu per tu. Bravo questa volta. Una sconfitta di misura. Ragazzi, io penso sia indecente. Penso sia indecente perdere così, però. Contro l'Udinese, va bene, ok. Va bene. Ok, andiamo a giocare la partita contro la Juve. Piemonte Calcio, come volete voi. Conferenza stampa. Nonostante la sconfitta, siamo a soli 2 punti dalla vetta. Andiamocela a giocare. Dobbiamo però confermare il livello a cui stiamo giocando. La Juve è complessissima da affrontare. I nostri ragazzi però devono fare assolutamente bene. Ci ha messo i pugni e ha respinto. Sempre un solo gol. Attenzione! Ronaldo. Non era Ronaldo? Vabbè, poco importa, mi ha fatto una paura folle. Attenzione, Leao. Il tiro! Leao! Cazzo! Contro l'Udinese sti gol non li fai. Oh, cielo! Dio santo! Oh, settore ospite impazzito, guardate un po', Frescheren, tac, si ferma, assist per lui, diagonale imprendibile questa per... C'è Szczęsny ancora alla Juve dopo secoli, da bastoni. Oh no, 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 Bentancur, ancora lì. Petretta, Petretta, no, no. Ragazzi, che cosa vuol dire quel passaggio? Ragazzi, ho fatto un filtrantino. Vabbè, basta. Basta sti passaggi. Mi hanno rotto il cazzo, veramente. No, no, non l'accetto. No, no, guardate sto gol. Palla recuperata di fisico. Passaggio, presa, tac, subito. Vaffanculo, va. Poi tra l'altro chi ha segnato? Charles de... Catellare? Vabbè, io accetto, ribadisco, le prese per il culo non le accetto. Per Scheren, tocco verticale interessante. Hanno l'occasione, attenzione. Che tira gol! Si è svegliato in questo episodio, finalmente! E di che tira, sono stato zitto apposta. Replay che ci permette di apprezzare meglio il lancio smarcato. Dimmi te. Guarda, si è svegliato. Porca troia. Decimo tipo gol in campionato per lui. Ragazzi, non si può giocare così. Non si può giocare così. Siamo al praticamente tra un po' comincerà il girone di ritorno. Non è possibile. Attenzione, guarda. Gol! 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 Cazzo, partita rubatissima fino adesso. Da parte loro, non si può. 3-2 contro la Juve. Cazzo, dormita difensiva al limite del fuorigioco. Bravissimo ieri Frescheren. Secondo il suo assist. Non ci arriva Szczęsny. Spero che gli altri in casa non mi abbiano sentito. Ma cazzo, subito. 2 gol così, sofferta. Oddio, Audero l'ha salvata. Ragazzi, io ho fatto i cambi dopo aver segnato il terzo gol. Morata tira. Emil. Bravo. Bravo. Basta. C'era un minuto di recupero. Ne dati 6. Hanno ottenuto il massimo col minimo sforzo. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto. Con la felpetta. Uomo partita Sky. Dite quello che volete. Gol di Leao. Ok, manteniamo un saldo saldissimo. Secondo posto a 40 punti. Nonostante avessimo un minimo barcollato, siamo praticamente a metà campionato. Ci saranno altre partite che simulerò. Ed Nketiah e Leao hanno fatto entrambi 9 gol. L'ho sempre detto, gemelli del gol, non a caso.
cioè l'ho cominciato a dire la volta scorsa, gemelli del gol, superando Ronaldo, Dybala, sono al pari, Insigne tutti a 9 gol, anche Rondon che a noi ha fatto doppietta, mannaggia l'Udinese. Detto questo, per quel che mi riguarda è stato un episodio iper mega difficoltoso. Ragazzi, vi ringrazio, commentate, lasciate mi piace, fate quel che volete, non vi obbligo a fare nulla, fate quello che vi sentite. Io vi ringrazio di avermi seguito e ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima, ciao.